Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come avevo fatto per le forme Alola, andremo ad analizzare quei Fakemon che secondo me sarebbero degni di entrare nei prossimi giochi Pokémon. Come per il video sulle forme Alola, questo video si attiene a un rumor secondo il quale ci sarebbero stati ben 20 nuovi Pokémon e 10 nuove forme Alola all'interno di Pokémon Stars. Ovviamente non andrò a parlare di tutti e 20 Fakemon in questo video, ne faremo solo 5 per evitare di tirarla troppo per le lunghe. Mi raccomando, se volete che questa breve serie continui e se volete arrivare a vedere tutti i 20 Fakemon che ho selezionato, lasciate un bel mi piace e proviamo a raggiungere 120 mi piace per il prossimo video su questo argomento. Detto ciò, iniziamo subito. Partiamo subito, veramente cattivissimi, con questa sorta di pipistrello. Sembrerebbe effettivamente essere un pipistrello, che però io vedo abbastanza bene come un tipo drago coleottero. Devo essere sincero, mi è piaciuto davvero tantissimo. L'ho apprezzato un sacco, mi sembra uno di quei classici Pokémon delle foreste, insomma, che vivono in quelle foreste che ad Alola sappiamo essere tantissime. Il design è davvero bello. Il tipo coleottero sinceramente me l'ha suggerito quella sorta di, non saprei bene come definirla, sembra quasi una sciarpa che è attorno al collo che mi fa molto tipo nido barra alveare. Mi piace davvero tanto, il tipo drago gliel'ho dato perché sinceramente quelle braccia che spuntano fuori dalle ali ricordano molto gli pterodattili del periodo dei dinosauri, e quindi dinosauri, fossili, creature mitologiche, draghi, insomma tutte queste cose qua. Il tipo drago mi sembrava carino, anche perché voglio soddisfare questo mio fetish di avere un Pokémon di tipo drago coleottero che mi manca personalmente un sacco, vorrei tantissimo avere nei prossimi titoli Pokémon. E quindi appena ho visto questo Fakemon mi sono subito innamorato e ho deciso di inserirlo nel primo video di questa, diciamo, classifica, se così si può chiamare. Però ragazzi, passiamo agli altri Fakemon che non sono da meno, ve lo posso assicurare. Eccoci qua con il Pokémon ispirato alla famosissima leggenda della spada nella roccia estratta da Re Artù. Ovviamente Re Artù non ce l'abbiamo, ma questo Pokémon, che secondo me potrebbe essere roccia acciaio, l'ho apprezzato davvero tantissimo. Perché vi dico roccia acciaio? Ovviamente perché si tratta di una roccia, che è giustamente fatta di roccia, e di una spada d'acciaio che è stata infilzata all'interno. Sul tipo non penso che ci siano troppe discussioni. Sinceramente ho immaginato che, anziché una spada normalissima, in quel punto ci potesse essere magari un on edge, un po' come, diciamo, per Shellder e Slowpoke, insomma, Shellder aggrappato alla coda di Slowpoke, che crea questa nuova sorta di evoluzione, o comunque questa nuova catena evolutiva, se così si può dire. E ho pensato la stessa cosa con, diciamo, on edge, che si infilza in questa roccia e che dà, insomma, questa, dà la vitalità, dà un po' di vita a questo oggetto che di per sé è inanimato. E non l'ho apprezzato davvero tanto il concept, al quale ci ho aggiunto, sarò sincero, quest'ultima parte che è di mia invenzione. Il Fakemon secondo me è fatto veramente bene, ci vedrei anche un'evoluzione di questo Pokémon, perché per ora sembra abbastanza piccolo e molto compattato. Sarebbe bello magari vederlo ergersi su due zampe, però anche così rende davvero giustizia, secondo me, alla settima generazione. Sarebbe davvero bellissimo vedere un Pokémon del genere in Pokémon Stars, soprattutto per questa idea, insomma. Sappiamo che ormai Game Freak si sta sempre più allontanando dal creare semplici, diciamo, raffigurazioni di animali quasi come Rhyhorn, si sta sempre più spostando su qualcosa di mitologico, comunque concettuale. Possiamo vedere Mimikyu, ma anche, insomma, non so, Klefki, insomma, ce ne sono tanti di Pokémon ispirati comunque a cose di difficile ispirazione. Confi, che è ispirato a una ghirlanda, insomma, ce ne sono tantissimi. E questo qua, di certo, tra di essi non sfigurerebbe per nulla. I prossimi due Fakemon che vi andrò a mostrare sono due fossili. Infatti, in settima generazione mancano dei fossili peculiari e ho pensato di andare ad inserirli in questo video. Avevo già fatto tempo fa un video a riguardo, poi ovviamente sono stato smentito dalla mancanza effettiva di Pokémon rigeneratisi da fossili. E nulla, mannaggia Game Freak. In ogni caso ragazzi, l'idea sotto la quale sta questo Pokémon, insomma, mi è piaciuta davvero tantissimo.
Si tratta di un Pokémon ispirato allo Spinosauro, e qua farò venire fuori la mia cultura da bambino in dinosauri. Lo Spinosauro è appunto questo particolare sauropode che presenta questa, chiamiamola cresta, sul dorso. Ecco, in questo Pokémon sembra quasi che quella cresta sia stata trasformata in una sorta di piccolo vulcano attivo, ecco perché gli darei sinceramente il tipo roccia fuoco. Fuoco appunto perché si tratta di un vulcano, roccia perché insomma essendo fossile come tutti i Pokémon fossili si becca questo tipo. E nulla, da amante dei dinosauri non ho potuto assolutamente non inserirlo. Io ho sempre adorato fin da piccolo, ma penso un po' tutti, questa categoria di animali estinti che sempre ci ha affascinato. E inserire dopo la sesta generazione altri Pokémon simili è sempre stata una cosa che mi ha attratto. E poi il concept, secondo me, della cresta dello Spinosauro trasformata in vulcano è davvero davvero interessante, con quella anche pinnacolo che si trova sulla testa che potrebbe essere quasi un secondo vulcano, sapete, no? Le varie catene di vulcani, che poi magari ce ne sono altri più piccoli di fianco, magari inattivi, ma ci sono. E nulla, mi è piaciuto davvero tantissimo e spero che sia piaciuto anche a voi, ma anche l'altro fossile, ragazzi, è ispirato a questa categoria di animali e andiamo a vederlo subito. Con questo Pokémon infatti passiamo all'Ankylosauro. L'Ankylosauro è quest'altro sauropode, quest'altro dinosauro che presenta questa sorta di lunga mazza alla fine della coda con la quale praticamente azzoppava i nemici. È un dinosauro molto particolare perché è quasi impossibile scalfirlo se non ribaltandolo e andandolo a colpire, diciamo, sulla zona della pancia dove non possiede questa armatura. Anche in questo caso, visto quella sorta di piccolo, diciamo, quella piccola conformazione che si trova sulla schiena, che mi ha fatto pensare a un vulcano. In questo caso però il vulcano sarebbe inattivo e infatti il tipo che darei a lui sarebbe il roccia terra. Roccia terra, roccia ovviamente perché è fossile, ma anche perché tutte quelle piccole parti, che poi piccole tanto non sono, di colore grigiastro tendente al nero, mi sembrano quasi delle solidificazioni della lava. Questo Pokémon una volta, diciamo, aveva questo vulcano attivo che, eruttando, lo ha portato ad avere queste piccole conformazioni di lava solidificata sul corpo, che l'hanno però poi reso ovviamente anche di tipo terra, perché insomma, parliamoci chiaro, il vulcano alla fin fine è una montagna, quindi è fatto di terra. E nulla, ovviamente stesso discorso per l'altro Pokémon, è un dinosauro, li ho sempre amati, adoro questa categoria di animali, mi è piaciuto tantissimo. In questo Fake Moon sembra quasi che abbia tre gambe perché una è proprio nascostissima, però vabbè, lasciamo perdere, non è questo il fulcro del video. E nulla, poco da dire su questo Pokémon perché ripeterai un po' le cose che ho detto prima e quindi direi di passare all'evoluzione, perché sì ragazzi, siccome nello scorso video dedicato a Rumor avevo parlato di possibili evoluzioni di Pokémon già presenti in settima generazione, ora andremo a vedere l'evoluzione di Komala. Ed eccola qui ragazzi, in tutta la sua maestà, l'evoluzione di Komala. Ragazzi, io ricordo che Komala, quando è stato annunciato, è stato amato da tutti, ma ogni persona diceva, questo deve avere un'evoluzione perché è un Pokémon con tanto potenziale, se non gli fanno l'evoluzione lo si va a sprecare. Puntualmente non c'è stata l'evoluzione, di conseguenza ho pensato che fosse il Pokémon più adatto, il Pokémon più adatto per ricevere questa evoluzione qua. Ovviamente come possiamo vedere qua è diventato un bisonte cattivissimo con questo tronco che è diventato un martello col quale spapolerà i nemici. È davvero spettacolare. Secondo me c'è anche un'evoluzione del Pokémon che, diciamo, invecchia nel sonno, come vedete non si sveglia, invecchia nel sonno perché sì, è evidentemente invecchiato, e diventa anche più potente ovviamente come qualsiasi altra evoluzione. Mi è piaciuto davvero tanto il design, che è comunque fedele, diciamo, al Pokémon originale senza storpiarlo più di tanto, e in particolare anche il concetto, diciamo, del tronco trasformato in martello, come a dimostrare comunque non più la sua passività ma una sorta di attività che si è sviluppata con la sua evoluzione. Inoltre quel pancino con quei, diciamo, pattern che ricorda molto quello dei tronchi è abbastanza interessante, è abbastanza curioso e carino anche secondo me. E nulla ragazzi, questo era l'ultimo Pokémon che oggi avevo da farvi vedere, spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace per il proseguo di questa serie, un commento e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti, mi raccomando premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate dai social che invece saranno in descrizione per seguirmi anche in altri ambiti oltre a YouTube. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!